Benvenuti nella nuova recensione dei segreti della comunicazione. Come sai, nei segreti della comunicazione analizzo i segreti della comunicazione degli youtuber più celebri o anche degli youtuber più bravi. Oggi analizzeremo i segreti della comunicazione di ben due youtuber. Due, perché due? Due perché parliamo di due canali che parlano di videogiochi, che sono una mia grande passione. Devi sapere che io adoro i videogiochi. Io da quando ho 10 anni che gioco con i videogiochi. Adoro talmente tanto i videogiochi che acquisto riviste dei videogiochi, leggo siti sui videogiochi, gioco con i videogiochi, compro videogiochi e sono una specie di enciclopedia dei videogiochi. Questo soprattutto fino a qualche anno fa, perché ultimamente, un po' vista la mia età, diciamo, mi soddisfano meno i videogiochi di oggi. Adoro un pochino le avventure grafiche o quei generi che oggi funzionano un pochino meno da un punto di vista commerciale. Ma detto questo, magari non ti interessa sapere che io adoro i videogiochi, parliamo di due canali che parlano di videogiochi e lo fanno in maniera veramente, veramente interessante. Il primo è l'Angolo di Farenz. Innanzitutto vediamo come ho conosciuto l'Angolo di Farenz. L'ho conosciuto grazie a mio cugino 3 anni fa. Non conoscevo questo canale perché, nonostante io amo i videogiochi, non amo guardare canali che parlano di videogiochi, quindi guardo quelli di walkthrough e di soluzioni per trovare la soluzione a giochi dove non riesco ad andare avanti. Poi, siccome io amo i giochi per PC, diciamo un pochino più difficile a volte trovare dei buoni contenuti per PC, oppure guardo delle video recensioni. E mio cugino, che è molto più giovane di me, mi fa conoscere l'Angolo di Farenz. Inizio a seguire questo canale e trovo che questo canale, da un punto di vista comunicativo, è eccezionale. Perché? Perché Farenz riesce letteralmente a far cadere quel muro. Questa è una cosa sulla quale insisto in ogni video, cioè per essere un bravo comunicatore devi far cadere quel muro che c'è tra te e il pubblico. In bene o in male, puoi essere amato, puoi essere odiato, quello che vuoi, però devi riuscire a far cadere quel muro. Infatti io spesso, quando vedo dei video su YouTube che ottengono tanti mi piace, ma anche tanti non mi piace, o anche commenti negativi, sono convinto che quel video funziona, perché è riuscito a influenzare la persona che l'ha visto. La persona si è sentito spinto a mettere un non mi piace o anche a volte a dire cose non carine alla persona che ha fatto il video. Quindi significa che quella persona è riuscita a comunque influenzare, da un punto di vista della comunicazione, diciamo, la persona che lo sta seguendo. L'Angolo di Farenz che cos'ha di particolare? Uno è Farenz, ha più o meno l'età mia, quindi diciamo ha dei gusti in alcune cose un po' simili ai miei, tranne la sua preferenza per Assassin's Creed, che io invece non amo, e riesce a trattare il mondo dei videogiochi in una maniera leggera, divertente e competente, perché si nota nel suo canale una grande passione. Veramente c'è passione. Poi sono dei video non noiosi, a volte anche dei video lunghi, che però ti spingono a vederli fino alla fine. Quindi l'Angolo di Farenz è un canale eccezionale, che ha un solo limite. Farenz dice parecchie parolacce. Se questo da un certo punto di vista può essere un po' una sua forza, perché crea informalità, perché Farenz è eccezionale nella sua naturalezza, magari potrebbe essere anche costruito, ma non si nota. Questo non lo posso sapere io. Però c'ha di così interessante che riesce veramente a farti sentire come un amico che ti parla del gioco, soprattutto una persona che ama i videogiochi e trasmette i suoi giudizi indipendenti, quindi a volte in linea con i giornali, a volte no, dei videogiochi. E queste tante parolacce a volte possono colpire pure il pubblico più giovane, no? Quindi persone che lo adorano anche per questo suo stile un po' provocatorio. A me, sinceramente, a volte mi sembrano troppe, anche un po' pesanti, però possiamo dare all'Angolo di Farenz un bel 9, perché è un canale molto interessante che, se ami i videogiochi, devi andare assolutamente a vedere. Il secondo canale, invece, è un pochino diverso, perché ti spiego. Mi riferisco al canale di White Nello. In realtà, voglio che tu capisca bene perché parlo di White Nello. Devi sapere che ho scoperto White Nello, Giordana Moroni, grazie a Multiplayer.it, che è un sito che parla di videogiochi, uno dei miei siti preferiti, ma questa è un'opinione personale. A un certo punto spunta fuori questa giovane ragazza, molto giovane, a 25 anni oggi, ai tempi ne aveva, mi sembra, 24 o 23, che fa un angolo che si chiama Non è roba da donne, dove ti parla proprio di
videogiochi, quindi ti parla di videogiochi, ma fa delle analisi sui videogiochi, quindi non è che ti dice il gioco è bello o brutto, ma fa delle vere e proprie analisi filosofiche, quasi sociologiche, su degli argomenti legati ai videogiochi. Lo fa in una maniera straordinaria perché lei, essendo donna, di solito noi abbiamo l'idea che le donne amano meno i videogiochi, o se li amano, amano Tetris, amano questi giochi qua. In realtà lei ha una straordinaria competenza. La cosa che stupisce è che è davvero molto giovane. Cioè, quando lei aveva 5-6 anni, giocava dei giochi che io giocavo ai tempi, avevo già 16-17 anni. Nonostante ciò, quindi nonostante lei ha potuto avvicinarsi al gioco quando era ancora una bambina, li ricorda molto bene, li ha giocati a fondo, li conosce veramente bene. Quindi a volte uno può avere il dubbio, no? Dice, certo, se gioco un gioco che ho 15 anni o 16, 17 anni, ho una competenza maggiore, no? Nel parlare di quel videogioco. Invece lei no, li ha giocati a quei tempi, li ha giocati a fondo, li conosce veramente bene. E poi fa delle riflessioni veramente interessanti su tutti gli argomenti legati al mondo dei videogiochi. Ma lei nasce da un canale YouTube, White and Yellow, che è un canale eccezionale perché io l'ho scoperto solamente dopo, è fatto bene, credo non si aggiorni più da molto tempo, però lei sul suo letto o in casa sua ti parla della sua passione per i videogiochi in una maniera straordinaria, bellissima e carismatica. E è un canale senza troppi effetti speciali, ma veramente bello, dove lei ti riesce veramente a far sentire quell'intimità della persona, dell'amica. E ti parla di una passione che avete in comune. Un'altra cosa straordinaria di Giordana Moroni, White Nello, è la sua mimica facciale. Sembra quasi un'attrice, lei riesce ad avere una mimica che la rende simpaticissima, oltre ad essere molto carina, la rende simpatica, è molto autoironica, è una persona veramente dalle spiccate qualità comunicative, molto più spiccate di tante persone che studiano comunicazione e non riescono a riuscire a creare questo approccio così confidenziale come invece riesce lei. Quindi è competente, a volte non sono d'accordo con le sue opinioni, ma vabbè, sono opinioni, ma è veramente una ventata d'aria fresca, perché una donna che parla di videogiochi ne parla in maniera diversa, fa delle analisi dei videogiochi e ti fa in modo che tu la segua perché veramente ti offre qualcosa di diverso su multiplayer.it, lo faceva anche sul suo canale White Nello. Quindi ti offre ti parla di videogiochi in una maniera diversa da come fanno tutte le altre persone che parlano di videogiochi. E se ti è piaciuto questo video, clicca su, pollice in su, se non ti è piaciuto, clicca pollice in giù. E se vuoi farmi una domanda, commenta, iscriviti al canale perché siamo quasi a quota 1000 e condividi questo video per far conoscere l'angolo di Farenz, che è molto conosciuto, o comunque White Nello non è roba da donne di Giordana Moroni, ai tuoi amici. Ti ringrazio per avermi seguito, a presto, ciao da Marco.